Il bilancio va ponderato, va esaminato e non va fatto secondo criteri politici, ma secondo criteri di economicità e di efficienza. Il ciclo dei rifiuti, lei ha detto voglio vedere le carte per verificare la possibilità anche di rescindere il contratto con la società appaltatrice. Certamente, bisogna vedere tutte le carte, sia precedenti, sia quindi quelle che hanno provocato questo processo in atto, e sia il contratto propriamente con la ditta, che mi risulta che ci sia anche un contenzioso di natura civilistica con il responsabile, addirittura non con il comune, ma con il responsabile del servizio gestione. Quindi io andrò a fondo a questa questione e vedremo quali sono le azioni che potremo intraprendere. Sta iniziando la stagione turistico balneare, la popolazione sicuramente triplicherà, quadruplicherà. Lei ha chiesto anche un impegno fuori dalla norma alle forze dell'ordine per garantire i minturnesi, ma soprattutto anche i vigilanti, sicurezza. Sì, questo è il primo aspetto. Per una località turistica come questa, che vede triplicarsi o quadruplicarsi il numero degli abitanti nella stagione estiva, il problema sicurezza è un problema di primaria importanza, quindi richiede l'impegno non solo delle forze di polizia, ma anche della polizia municipale e di tutti gli operatori che si trovano ad operare su questo territorio. È un tema che le è caro, visto che lei per tanti anni è impegnato al Ministero altrove. Sì, è un tema, è un tema che mi è molto familiare. Ho passato gran parte della mia vita professionale al Ministero, al Dipartimento, in settori anche di notevole complessità come polizia stradale e tutte queste cose. Poi ho fatto il prefetto in due province abbastanza complicate. Per cui a questo problema io ho dato sempre la massima priorità, ed è stato un coordinamento delle forze di polizia accettato da tutto e anche che ha dato dei risultati notevoli. Per dare risposte ai cittadini, lei ha detto pure ci vogliono degli uffici efficienti e funzionali, quindi nei prossimi giorni lei penserà anche di riorganizzare un po' tutta la macchina burocratica amministrativa dell'ente, no? Certamente, abbiamo già ci siamo messi al lavoro con il segretario e con gli uffici competenti per rivedere sia i responsabili dei servizi, ma anche logisticamente come sono ubicati questi uffici, per dare una organicità ed una efficienza alla macchina amministrativa. Un'ultima battuta, lei ci ha rivelato che qui fece un campeggio circa 40 anni fa. Le sue sensazioni, come ha rivisto Scaurimi intorno a distanza di questo tempo? Beh, da qui sopra, dal Palazzo Comunale, si vede una realtà bellissima. Forse andando un po' più giù la questione diventa un po' più complicata, ma allora io mi ricordo, saranno il pensiero della gioventù di allora che me lo fa ricordare invece come un luogo veramente bello e vivibile. Auguri da parte di tutti noi. Grazie, grazie a voi.